Noi abbiamo voluto con forza un patto di amicizia tra 8 comuni mettendo insieme 4 province. Abbiamo voluto con forza il distretto turistico e tutto ciò serve fondamentalmente a mettere su una filiera molto più ampia, molto più strutturata, che serve non soltanto a rilanciare i nostri prodotti e le nostre imprese, ma serve anche a mettere in mostra altre realtà, perché soltanto dal confronto, soltanto dalla discussione, soltanto dal fare sinergie con altri territori c'è la possibilità di lavorare meglio, di lavorare con maggiore consapevolezza delle realtà che ci si scondono, perché abbiamo delle realtà eccezionali, pregevolissime. Stiamo lavorando in sinergia con i vari sindaci dell'Agro, perché io credo che in generale l'unione fa la forza. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto un'iniziativa simile al comune di San Valentino Torio sull'associazionismo delle associazioni agricole, come dire, le imprese agricole che hanno più opportunità se si mettono in rete. Già da soli noi abbiamo fatto un enorme lavoro promuovendo un deco nel nostro comune di San Marzano con alcuni prodotti e stiamo riscuotendo un eccezionale riscontro. Ecco, fare un'iniziativa del genere tutti assieme significa occuparsi e preoccuparsi di quello che può essere lo sviluppo non di un territorio ma di un'area vasta. Con la presenza del sindaco di Sanno, ma anche in veste di presidente della provincia, ha fatto sì che ci potessimo ritrovare anche in questi momenti importanti per il nostro territorio, dove delle eccellenze dell'agro Cino Sarnese mettono in evidenza quello che è il proprio lavoro, quelli che sono i sacrifici e anche il risultato positivissimo che si ha nel loro prodotto. E con questi momenti, che non sono solo momenti di agricoli o dell'agro, diciamo, ma sono anche momenti che riguardano la cultura, riguardano i laboratori, riguardano il lavoro, e quindi credo che questo tipo di organizzazione merita un plauso da parte nostra. Stasera sono presenti i sindaci soprattutto per evidenziare le eccellenze del territorio, eccellenze agroalimentari, formazione scolastica, istituti alberghieri, promozione di quelle che sono le tipicità del territorio e di quelle che sono le caratteristiche dell'agricoltura del territorio. È un modo per fare turismo, per fare sviluppo, per favorire l'occupazione, sono le cose che questo distretto deve fare, continuando a lavorare perché le eccellenze siano promosse in tutto il territorio nazionale e internazionale, perché veramente noi abbiamo da vantare dei prodotti straordinari. Now!